Episodio di Euro Truck Simulator 2. Siamo qua con il mio scagnetto. Io direi subito di partire. Fatto la pausa. Sa che anche questa qua si fa la notte, cioè più o meno la notte. 18 e mezza, 4 ore e mezzo più o meno calcolare. Sono fino alle 11, mezzanotte fino alle 4 di domani mattina. Maremma. Pure se mi vado a ficcare questo qua dentro al motore. Cioè, costa una fucilata di soldi poi mettere a posto il motore. Via, si parte. Ehi! Camion appena acceso. Camion bellissimo questo. Via. Si vola! Sto tornando, merda! Sto tornando, merda, in autostrada. Andiamo a comandare. Con il camion tangenziale andiamo a superare. Do 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 do. Adesso ti mostro il serbatoio pieno di benzina, di gasolio. Do 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 do. No 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 no. Aspetta che ti mostro il serbatoio pieno di gasolio. No, 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 no. Aspetta, e ti mostro il can che me ne frega. Il camion che me frega. Già, partiamo. Bestia! Ci credo, te hai già preso giri, Bauscia. Aspetta, li prendo i giri. Cioè non ci credo, qua c'era un parcheggio, non me l'ha segnalato quella merda. Dai, superassa questo camion, poi devo passare io, figa. Madonna, che incidente stavo per fare. Grazie ai miei riflessi da pilota. Camionista. Ho appena, ragazzi, questa qua è la terza puntata che sto registrando di seguito. Però in mezzo, cioè ho fatto due puntate di registrazione prima e poi ho fatto una partitina a CS, Counter Strike, e adesso sono ritornato a registrarmelo così poi mi vado a fare la doccia e stasera poi ho tutto il tempo per studiare. Guarda che bello Scania. Ci restano da fare ancora pochi chilometri, più o meno 2300 km, sono pochi pochi proprio. Come da andare a Costato Biella che sono boh, 5 minuti, 10 minuti. Proprio 10 minuti di viaggio ci rimangono. Dobbiamo andare a Vienna, direzione Vienna. Via. Allora. Che bello sto camion, raga. Ci viverei dentro sto camion. Troppo bello. Gli Scania sono troppo fighi. Sono troppo fighi. Anche se questa qua è una versione molto economica, però è molto figa. Una figata assurda. L'ho preso questa versione perché era un poveraccio di merda, cioè. Che parole. Brutta la povertà, eh. Molto brutta. Guardate, adesso non mi va meglio Euro Truck. Molto meglio mi va Euro Truck. Cruise control, fiero fiero proprio. Via, si vola. Si vola! Allora.
Shobli. Sto arrivando fin là, stai tranquillo, 5 minuti. Esprimi una preghiera a San Gennaro. Io sono giapponese. Esprimi una preghiera a San Gennaro. Io sono giapponese. Già 700 km ho fatto. Tre puntate e 700 km. Sai, questo Scania qualcuno piacerà, ma me ne sbatto i coglionis, che mi deve piacere a me quello che guido e qualcosina anche agli altri. Come vedete faccio molte viaggi, almeno così porto un po' spesso camion. Questo viaggio durerà boh 7-8 puntate, penso, forse più che meno. Che sono 3000 km, però cioè si possono fare, sono delle belle strade tra virgolette, perché sono tutte autostrade, però Finlandia è bella da visitare. Qua mi sa che ho il volante idraulico in questo Scania, perché guardate, va come niente. A San Gennaro, qua ci sono mai venuto, sì ci sono venuto quando stavo andando col viaggio in Romania. Esprimi una preghiera a San Gennaro. Io sono giapponese. Questa qua è la zona promod. Ma ci sono quattro corsie. Prima autostrada la vedo con quattro corsie, cioè. Oltre all'Adriatica in Italia, però nel gioco non ci sono quattro corsie nell'Adriatica, cioè. Se no la 14, l'Adriatica, autostrada dei mari, ci sono quattro corsie. Mi deve un po' caricare il coso. Qua è zona di pro mod, quindi rischio di laggare un po', eh. Quindi scusate se vedete laggare, ma è la pro mod. Dato che sto registrando, quindi gli FPS mentre registri calano e tutto. Cioè, poi anche zone di promod, quindi è bella pesante la promod, sono 2 giga di promod più o meno, quindi è molto pesante da computer, cioè fa fatica il computer ad accettarla la promod, sì, ad accettarla ci mette come niente ad accettarla, però cioè è una cosa molto 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 pesante la promod, cioè non è una così sì stupidina, invece no, cioè quando inizia ad avere la pro mod in ultra, Euro Truck moddato e tutto, più giochi in ultra anche su Euro Truck, cioè FPS calano un po', però cosa ci dobbiamo fare? A me piace la pro mod in ultra, quindi la tengo in ultra, perché una 1050 che hai da 4 giga, un processore da i7-7700 da 300-350 euro mi dovrebbe reggere tutto. E me lo regge, cioè punto e basta. No, qua no. Scusate raga se per il laghettio, ma vedete adesso. Poi non registrando, perché io non registro con OBS queste cose, cioè le registro con il programma del computer, cioè hanno fatto il programma apposta. Quindi qua aspettami, qua vado sulla destra che qua devono entrare. Ah no, c'è una corsera dedicata a loro. No, guardate i Swiss Gentil, vedete, li faccio anche mettere in autostrada, cosa vogliono di più? Sono accorto adesso che ero in undicesima. Dai raga.
Questo camion viaggia di una bellezza. Mi viene anche voglia di guidare questo camion. Ma dove vado? Qua devo giù. Tiene anche voglia di guidare. Andiamo in CZ. Boh. Mi viene in mente cosa possa sia. Cosa possa essere. CZ. Come stato? Cecoslovacchia? Cecoslovacchia? Boh. Cos'è che ha fatto questo? Ma è scemo. Ma avete visto, raga? Cosa ha fatto? Prima pa parola mi è venuta in mente, è scemo. Cioè. Autostrada. Aia. Brutta cosa però sta cosa. Sto sempre lavoro in corso. Nel 1139 passiamo dalla. Boh, quella lì non capisco. C'è Cecoslovacchia, sarà quello. Quella robettina. Ne ho fatti 800-900 km tra autostrade italiane e austriache. Questo qua è bello lungo, quindi devo prendere un po' la curva, un po' la rotonda bella la larga, sennò rischio. Quanto mi dice che ho ancora di gasolio? 197 litri. Dai, meglio la faccio qua, mi fermo a farla. Prossima sosta tra 2 ore. Fermo a farla qua, non si sa mai, non vorrei mai rimanere a piedi. Anche se faccio 400 km con questo, però. Non si sa mai, raga. Se rimango a piedi vedo tra. Poi costa anche poco. Cioè, neanche 1 euro al litro. Guardate, sembra così, se mai si illumina così, è spento. Boh. Via. Così adesso sono a posto per un po'. Chi è questo qua? È il mio amico Renault. Si riparte. Sciobele. Che bei posti, raga. Ok. Allora. Cos'è che c'è? Città c'era qua. Un'ora e mezza, prossima sosta. Prossima cosa che devo comprare è un garage. Non è un camion, è un garage. Prossimo camion sarà un Volvo, versione quella bella, adesso. Ma tutti i Volvo sono belli. Quella bella io intendo quella più, diciamo, quella più adatta per viaggiare, cioè quella più. Con gli interni più belli. Questo qua è uno Scania Next Generation. Vediamo se Dan mi ha risposto. Che gli avevo fatto una domanda a Dan Video. Se mi poteva dire qualche mod per il sound di Scania Next Generation e Scania RJL. Scania RJL Next Generation e Volvo modello FH16. Poi non so, magari metterò qualche mod del Volvo FH12, adesso vedo se ne trovo un po' in giro su internet.
Adesso straua. Oggi fra 1 ora e 11 suona il tachigrafo. No, 18:27. Ero un po' in ritardo, fa lo stesso, cioè. Allora, qua 55 minuti. Ehi! Andiamo Bratislava, Bratislava in Slovacchia. Slovacchia, sì. SK è Slovacchia, mi sembra. Primo autogrill che trovo. Primo autogrill che trovo, 85. Tutto qua ci sono i 90, no, ci sono gli 80, 83. Trovo un'orria di sosta. Allora, un'orria di sosta qua non ce ne sono. Ostrava. Quanti chilometri? Ah, sto Volvo. Allora, però tachigrafo anche adesso si mette, oh. Spero per i coglioni sto tachigrafo, se in realtà ti continua a suonare ti viene voglia di bestemmiarli dietro, che rischi anche se ti fermano. E poi c'è quello digitale, poi ci sono nei camion vecchi c'è ancora quello a disco, tu devi firmare per l'ora di guida. Ma va a fare un culo, va. Dai, su passa. No. Dai. Sì, io capite, mi devo fermare. Non rompere più i coglioni. In 13 minuti mi fermo questo qua. Questo Outlaw Glill. Autoglill. Via. Bestia la esso, che bello l'autoglill. Via. Cioè di là hanno un mucchio di parcheggio e noi siamo barboni di qua. Allora io mi vado a parcheggiare nel mio solito posticino qua. Qua più o meno. Davanti a questo qua. Non è il mio solito posto però. Vediamo se siamo dentro più o meno. Sì. Non ci stava, se no. Spegniamo questo. Boom! Ragazzi, anche questo episodio si è concluso. Io vi ringrazio per la visione. Ci vediamo domani con un prossimo video. Bella!